In un unico spettacolo sono riuniti molti valori che sono cari a noi del Teatro Carcano. Il ritorno sulla scena di un grande, sulla nostra scena di un grande attore come Enzo Iacchetti, il testo di un valente autore italiano come Roberto Cavosi, la regia e la presenza in veste di attore di un amico di antica data come Pino Quartullo. Tutto questo, al di là dell'affetto, compone un quadro intrigante e divertente. Ma cosa racconta Hollywood Burger, Pino? Hollywood Burger intanto è un'occasione per far viaggiare il pubblico italiano in America e negli studios appunto di Hollywood, fuori dei quali campeggia la scritta Hollywood, quella famosa, è la mensa per gli attori. Io ed Enzo Iacchetti siamo due attori poco fortunati, perché pur avendo lavorato molto nel cinema, io ho sempre interpretato ruoli dove non ero riconoscibile, tipo lo scimmione che tirava l'osso in 2001 Odissea nello spazio, ho fatto lo zombie, ho fatto il fantasma e ho fatto anche lo spermatozoo nel film di Woody Allen, tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso non avete mai osato chiedere. Tutti i Mentre ruoli invece, inapparenti, insomma. esatto, in cui purtroppo avevo anche una moglie cieca, quindi purtroppo non poteva né vedermi né sentirmi, visto che non ero riconoscibile. Poi Enzo Iacchetti invece è un attore che ha fatto tantissimi film, ma è stato sempre tagliato. Le sue scene purtroppo sono state sempre tagliate. Naturalmente è un'occasione di divertimento, ma anche di approfondimento sul nostro lavoro di attori, sulla difficoltà, che è metafora poi di tutte le difficoltà lavorative del mondo, non soltanto di quella degli attori, del fare i conti col poco successo che ci si aspettava e non si è raggiunto, con delle delusioni d'amore, per cui poi la commedia ha anche momenti più profondi, più intensi, anche drammatici e anche d'azione, perché in scena con noi c'è anche un altro attore, che è Fausto Caroli, che è un inserviente di colore, appunto, che ci tratta molto male, perché noi siamo degli avventori, diciamo, poco raccomandabili. E quindi abbiamo scene tipo la Tarantino alla fine, un po' di colluttazioni, pistole, cose abbastanza. Non voglio raccontare troppo, poi, No, altrimenti certo. poi c'è più Ma curiosità. Però. senti Pino, ma a me mi ha molto colpito l'unione di due persone così diverse come siete tu e Enzo. Com'è stato il rapporto, visto che tu fai anche la regia, in scena con Enzo? Intanto ci si può chiedere co come mai io, Pino Quartullo, mi sono incontrato con Enzo, perché nell'ambiente ci conosciamo da tantissimo tempo, ma quando ho letto questo testo, subito, come a volte succede ai registi quando leggono un copione, ti appare l'attore ideale per farlo. E io, che non avevo mai lavorato con Enzo Iacchetti, ci ho provato, gli ho anche mandato la mia biografia e lui mi ha preso molto in giro per questo. Per dirgli: guarda, mi piacerebbe lavorare con te, e lui mi ha detto: guarda, ti conosco benissimo, so chi sei, e sono contentissimo. Gli è piaciuto il testo, naturalmente, e mi sono trovato veramente, veramente bene, come rare volte nella vita, No, perché te l'ho Enzo. chiesto Pino, perché io ho una stima enorme di Enzo come persona, come attore, e capisco quello che dici, però certamente i mondi da cui venite sono diversi e questo è bello in scena. Io sono sempre stato per la contaminazione di mondi diversi e quindi Sì, vedere beh, te e Enzo diciamo. insieme mi ha fatto molta curiosità. Certo, Enzo è iperfamoso grazie a Striscia la Notizia, ma tu sai bene che da sempre Enzo ha fatto teatro con spettacoli, tra l'altro anche prodotti da te, musical, perché Enzo canta, Enzo suona la chitarra Certo. benissimo, quindi è uno showman vero, totale, e ha fatto sempre teatro. E quindi. Diciamo, forse il pubblico lo conosce chiaramente più per suo lavoro in televisione, però è un grande attore di teatro e gli piace molto interpretare dei ruoli che non siano necessariamente brillanti, ma anche un po' drammatici. E quindi qui noi comprendiamo sia la parte divertente che meno. E devo dire che il pubblico ci sta, lo spettacolo è piaciuto tantissimo, comunque l'abbiamo fatto.
non abbiamo connotazioni dialettali, essendo americani, e non ci sono parolacce, quindi è un testo molto divertente, ma molto elegante anche, e soprattutto è anche un'occasione di viaggio nel cinema, perché quando noi citiamo i nostri film, i film che noi abbiamo interpretato, abbiamo fatto tutti i capolavori, sia io che lui, pur in maniera, diciamo, non proprio canonica. Però ecco, il pubblico rivede, ripensa a quei film, ci sono richiami musicali, io reinterpretiamo qualcosa di quel film e quindi è anche un bel viaggio nel cinema, il cinema americano soprattutto. Quindi Cavosi, che era mio compagno d'accademia, ormai da anni è un grandissimo Certo. scrittore, autore di teatro, ha fatto questo testo incredibilmente comico, perché poi Roberto, se uno lo incontra, non è che dice, eccola un autore comico, è una persona seria, anche portato più a delle cose drammatiche. E invece ha scritto un testo esilarante. E quindi mi ha fatto doppiamente piacere poter ritornare a lavorare con un compagno d'accademia che nel tempo è diventato un grande autore. Certo. Beh, avete una grande responsabilità qui da noi perché accompagnate il pubblico verso il fine stagione e gli lasciate il sapore della stagione. Sarà un sapore dolcissimo e divertente da quello che mi racconti. Beh sì, spero questa responsabilità ci piace e speriamo appunto di rendere felice il pubblico. Poi Enzo farà anche lui un suo collegamento e vi saluterà anche lui e quindi poi lui vi parlerà magari un po' più dettagliatamente del suo personaggio. Volevo ricordare Certo. anche che lo spettacolo è prodotto dal Teatro La Contrada di Trieste, che è una produzione molto attiva, molto attenta Conosciamo bene, ed è sono tutti molto amici, bravo. bravissimi amici, grandi Esatto, professionisti. Lilia Babilino è una bravissima produttrice e quindi è stato anche un bel incontro anche da questo punto di vista. Con la Contrada avevo già fatto il film Mattia Pascal, in cui però facevo soltanto l'attore, e qui invece faccio anche regista. Devo dire che è una diciamo, delle grandi possibilità che può avere oggi un regista a lavorare con loro, perché ci si lavora molto bene. Grazie Pino. Allora, a presto. Ci rivediamo Ci sul vediamo a palcoscenico Carcano. del Carcano. Grazie.